baccalà entra ora nelle scuole. Per la precisione siamo a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, in provincia di Fermo, e qui ha sede l'Istituto Superiore Carlo Urbani. La loro è una ricetta nuova, una ricetta che si è adatta benissimo a questa stagione, d'altra parte, il baccalà d'autunno dei ragazzi dell'Istituto Carlo Urbani di Porto Sant'Elpidio. Gli ingredienti del nostro piatto sono stoccafisso, la zucca, le patate, le castagne e i funghi porcini. Si procede tagliando le patate. Tagliamo le patate, passeremo al taglio della zucca. Dopo aver tagliato le verdure, realizzeremo due filetti di stoccafisso. Cucineremo al vapore e poi in padella. Aggiungiamo un filo d'olio e portiamo al forno. Per messo lo stoccafisso in forno, tagliamo i funghi porcini che andranno poi grigliati. Dopo la cottura delle nostre verdure, le andremo a frullare per formare la nostra vellutata. Dopo aver creato la vellutata di zucca e aver grigliato i funghi, andremo a creare una granella di castagne, le quali abbiamo cotto precedentemente in forno. Completiamo il nostro piatto creando un fondo con la vellutata di zucca. Adagiamo il nostro stoccafisso. Aggiungiamo i nostri funghi porcini e concludiamo con granella di castagne